Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo video su CTR, Nitro Fueled, però non voglio fare una prova a tempo anche perché sinceramente la gente mi ha letteralmente strappato i pantaloni e me l'ha messo dove non batte il sole perché mi hanno stracciato qualsiasi record possibile di anche 6-7 secondi. L'ultimo record che mi mancava era quello sull'Arena Retro di 36, no, 1,36 se non mi sbaglio. E l'hanno portato 1,30. Ora io veramente non so come sia possibile. No, era 1,38, perdono, ed è sceso 1,32. Ecco qua, adesso mi ricordo. Non so come sia possibile sta cosa, però a quanto pare nel mondo c'è gente disumana. Io mi ritengo bravo, ma quelli probabilmente sono degli dei scesi sulla terra. Perché voglio fare un video sull'online? Giusto per cambiare un po' l'aria, insomma, nel mio canale. E ne approfitto anche per parlare un po' del gioco. Siccome ho finito l'avventura al 101%, ho fatto anche un post su Twitter, non so se seguite la mia pagina, se non lo fate dovete farlo, se no vi picchio. Seguitemi anche su Instagram ovviamente. Ho finito il gioco al 101%, ho visto tutte le sue sfaccettature, tutte le sue modalità e diciamo che alla grande mi sono fatto un'idea. Allora io partirei prima dalle cose meno fondamentali, tipo le skin, le adesivi, cose varie. Diciamo, è bellissimo. Questa è l'unica cosa che veramente trovo davvero ottima. È la possibilità di cambiare skin. Hai carte, comunque sia altre cose, adesivi, colori. Ci sono tantissime cose che si possono sbloccare. Anche nel pit stop, che è nel pit stop, pardon, ho il naso un po' chiuso. Che è la novità appunto di Nitro Fueled, che ti permette di poter usare i Wumpa Coins, ossia le monete Wumpa, per poter comprare degli oggetti che sono a rotazione, cioè ogni tanto a rotazione cambiano degli oggetti che tu puoi comprare letteralmente usando i Wumpa Coins. Come si ottengono i Wumpa Coins? Semplicemente vincendo le gare in tutte le modalità. Ovviamente l'online è la modalità che ti dà più Wumpa Coins perché normalmente offline il massimo che potresti raggiungere di ottenimento mi sa 80 Wumpa Coins, sono pochissimi, perché di solito gli oggetti costano tra i 1.500 e i 7.000 crediti, cioè quello più elevato proprio, cioè quello da 7.200 con le due skin di Entrance e quella di Ingodile, quelle estive insomma. Tolta la parte customizzabile, adesso voglio andare a parlare un po' della fisica del gioco, che secondo me è la parte un pochino più dolente. Perché dolente? Vi spiego subito. Di per sé il feeling del gioco è quasi simile all'originale, non dico simile però quasi simile. Perché quello che deve fare comunque lo fa, cioè derapate, cose varie, stiamo là. Hanno aggiunto giusto per quanto riguarda le riserve il fatto che se derapi più o meno a più potenza, questo era possibile su Nitro Kart, più potenza dai alle due derapate, cioè più tempo aspetti prima di fare la derapata, più potenza ricevi nelle riserve, più tempo insomma puoi ottenere per le riserve. Meno tempo invece per stare aggrappata e meno tempo ricevi nelle riserve. Tutta la parte delle riserve, adesso andiamo a parlare della fisica del gioco. La fisica è fottuta e non scherzo. Adesso quello che sto facendo adesso, lo slide adesso, sarebbe lo speed ghosting di Nitro Fueled. Che è lo speed ghosting, direte voi, semplice. Allora, sul CTR originale, se tu andavi in una pendenza, adesso mi prende quello, pezzo di merda. Se tu andavi su una pendenza, diciamo, ricevevi una velocità superiore, anche se andavi semplicemente dritto, ok? Senza dover accelerare con le derapate. E questo ovviamente poteva essere sfruttato per poter ottenere delle velocità, cioè proprio immense. Potevi fare un circuito, che di solito dura quasi un minuto, faccio un esempio, laboratorio di engine, un giro di quel circuito può durare all'incirca un minuto. Usando lo speed ghosting potresti arrivare addirittura a 35 secondi, 36 secondi, siamo là insomma. Per farvi capire quanto tempo ti fa, diciamo, risparmiare. Ecco, adesso ho guadagnato 200 Wumpa Coin. Che è un'altra cosa, online non capisco quale sia il criterio di ottenimento dei coins. Perché adesso, una volta me ne do 200, una volta 400, una volta 800, cioè così, come gli pare. Comunque, ritornando al discorso, lo speed ghosting funzionava così in originale. Nel remake invece non è così. Nel remake, boh, cioè, allora la fisica, a parte che è fottuta, cioè,
ci sono dei circuiti che veramente stanno messi male male male. Un esempio proprio che faccio quasi a tutti è la pista cloaca, no? Perché dico questo? Quando tu provi a effettuare il salto della scorciatoia, nell'originale non era proprio facile fare, però quando diciamo capivi il meccanismo ti riesce quasi sempre. Nel remake, no, nel remake è totalmente casuale, non è consistente per niente, perché nonostante io faccia lo stesso cioè, la stessa traiettoria, sto attento precisamente dove vado a mettermi col kart, a quando devo premere R1 per saltare, 9 volte su 10 sbaglio, perché non lo so perché, non riesco, cioè è fottuta sta cosa. A volte il kart salta troppo basso, a volte il kart salta diciamo a metà altezza, tant'è che va a colpire il bordo del quadrato, no? Da dove si entra nella scorciatoia. E però non è che tipo ci sale sopra, no, si blocca tipo a mezz'aria, sta tipo a mezz'aria così, per un 2-3 secondi scarsi, e poi non è che sale, no, scende giù, e mi fa praticamente perdere la gara, perché giustamente già stai 2 secondi fermo là, poi dopo scendi, stai fermo, immobile, ti devi comunque girare, quando comunque ti devi girare stai, diciamo, rivolto verso il muro, quindi ci vuole tempo anche per girarsi, e di solito mi capita pure che mi fa girare il kart all'incontrario, cioè mi fa tornare con la faccia verso il traguardo, non verso il proseguimento della pista. Non capisco. Poi, un'altra cosa che era molto usata sull'originale erano, come la pista cloaca appunto, le possibilità di poter usare lo speed ghosting su parti di mappa arrotondate, no? Tu usavi quella parte di mappa arrotondata per accumulare velocità. Adesso nel remake è totalmente eliminata sta cosa. Ah, e non solo, te la fa perdere la velocità tutta, cioè ti fa rallentare in un modo da arrivare praticamente fermo. Adesso non posso fare la scorciatoia qua, peccato. Ah, per non parlare poi degli oggetti sull'online, gli oggetti sull'online, cioè non dico che sono rotti, però poco ci manca. Prima, la prima cosa che mi viene in mente sono i missili. Cioè, i missili 50% le... Aia, sbagliato. Non ho calcolato la direzione, mannaggia. Sul remake, i missili, 50% delle volte mancheranno il bersaglio. Esempio, se io sparo un missile da dietro al muro, però so che davanti c'è una persona, piuttosto di andare a prendere quella persona, il missile andrà direttamente a sbattere contro il muro. Non è solo come i gusci rossi di Mario Kart, dove invece prendono sempre il bersaglio. Facendo anche il giro della mappa se necessario. Invece qua no. Qua i missili sono inutili. Li considero proprio inutili. Poi spammano come le merde gli orologi. Gli orologi non so se sapete cosa sono. Sbagliato. Sono un coglione. Quella scorciatoia non si fa da così lontano, si deve fare da più vicino. Sto giocando così male perché mi sto mettendo a parlare adesso, non riesco a concentrarmi. Non schiacciarmi, grazie. Ovviamente pure i portali qua, madonna mia quanti ne spammano. Cioè, allora, in una partita, se sei fortunato, te ne spammano uno solo. Ma se sei sfortunato, te ne potrebbero spammare addirittura tra i 3 e i 5. Non scherzo, questo è ancora il primo, Però me ne posso aspettare tipo un altro e due, sicuramente. Se ho culo, uno. Se ho culo, cioè questo è l'ultimo che riceverò. Ma le orologi sono veramente la cosa più rotta, perché uno ti rallentano a bestia, ti fanno perdere tutte le riserve e devi derapare da capo. Insomma, è una cosa noiosa. Ok, sta succedendo, si fa così comunque. Ecco qua. Te pariva. Cioè, proprio dove devo cadere? Ma bastardo! Sei proprio un bastardo! Come direbbe Giacomo. Un'altra cosa che ho notato. Che palle! Un'altra cosa che ho notato è che le riserve non durano tanto quanto dovrebbero. Le perdi abbastanza facilmente, specialmente se sfiori anche solo minimamente il muro. Ah, adesso un'altra cosa. Le hitbox di questo gioco pure sono fottute in una maniera assurda. Cioè, quando ti sembra che non stai toccando niente, all'improvviso tocchi il muro e perdi tutte le riserve. Cioè, è fastidioso com'è che, sinceramente. Un'altra cosa è che adesso l'online non comprende la modalità competitiva. Quindi purtroppo nelle lobby ti trovi a giocare con i casual, quindi gente che magari o è la prima esperienza con CTR, che comunque ci sono un sacco di giovani. E ho notato che ci sono anche un sacco di italiani. Questa cosa mi fa piacere. Tant'è che ho trovato una lobby solo di italiani. Proprio il gioco è casuale, cioè ti mette in lobby con gente
da qualsiasi parte. Però non so se... Questa è una cosa che mi devo informare. I server ti mettono in lobby con gente che proviene bene o male da il tuo paese di origine. Cioè, quindi se io appunto sono dall'Italia, è più probabile che mi trovi in lobby con gente italiana e non che magari con gente che viene, che ne so, dalla Spagna, dalla Germania. Io sto generalizzando, cioè non so, non sono sicuro di quello che sto dicendo. Però già solo il fatto che trovo un sacco di italiani, insomma, forse una mezza idea me la dà. Hanno inserito anche i circuiti di Nitro Kart, che sono tutti belli, non tutti tutti, però alcuni sono molto belli, mi piacciono. Tipo Wumpa Meccanica è uno di quelli, per dire. Personaggi ovviamente ne hanno messi tantissimi, cioè Totem Brio, qualcun altro, ci sono quasi tutti, cioè c'è l'imbarazzo della scelta veramente, anche quelli di Nitro Kart ovviamente. Ecco, questa è un'altra cosa che un po' mi dà dispiacere, però diciamo che è plausibile. Fare personaggi non pesanti, cioè quelli che non hanno velocità massima 6 o 7, 7 volevo dire, ti penalizza un po', perché questo gioco è importantissimo andare veloce. Quindi se hai tipo un personaggio che ha 4 di velocità come Coco o Engine, oppure Pura, insomma, che hanno 3 di velocità addirittura, eppure Crash o Cortex che hanno 5, comunque è un pochino male, perché i personaggi veloci invece sono molto, scusate il gioco di parole, veloci. L'unico problema è che cioè non girano molto bene, però una volta che ti sei abituato, diciamo che il problema non sorge più. Ma sta pista a me mi piace, però insomma. Il problema poi quando vai nelle lobby, giustamente, la gente non sa quali sono le giuste traiettorie, le cose giuste da fare. Inizia a diventare un po' stantio, cioè io mi diverto perché comunque sì, è come se stessi facendo una prova a tempo con me stesso, ok? Però, cioè, io voglio qualcuno che mi metta in difficoltà per davvero. Cioè, fino adesso di gente che veramente mi ha messo in difficoltà, nonostante comunque ho continuato a vincere io, però intanto comunque ci hanno provato. E solo quello mi piace. Dicevo, fino adesso solo due persone ho incontrato. E meno male tutti e due italiani, quindi la cosa mi fa ancora più piacere. Detto questo, ci vuole per forza un'unità competitiva, per forza. Il gioco lo richiede. Perché il gioco noi lo richiediamo, cioè noi, non dico esperti, perché, cioè se io dico esperti, sembro tipo una specie di caciarone, cioè che si crede chissà chi, ma io assolutamente non mi credo nessuno, anzi, da come avete potuto notare, nel mondo c'è molto meglio rispetto a me, cioè c'è gente molto più brava di me. Mi ritengo leggermente migliore della norma, quello sì, ma non a livello eccelso, cioè quello sicuramente. Madonna, sembro proprio un pugliese che non sa parlare italiano. Ma sto cazzo di naso chiuso, ma rotti i coglioni. Porca troia, non riesco a parlare bene. Le parole mi escono tutte a cazzo. Adesso non sto facendo la strategia della prova a tempo, però sto facendo giusto per accumulare un po' di velocità, anche perché non so se potete notare, mi sta inseguendo una cosa assolutamente disgustosa. Perlomeno non sono come i gusci blu, che i gusci blu ci mettono 2/4 di secondo a prenderti. Questi invece ci mettono più del normale, insomma. Ti danno la possibilità di essere comunque... di non farti prendere, ecco. Se sei abbastanza bravo e abbastanza veloce, diciamo, potresti scappare. L'avventura comunque sia... diciamo, io l'ho finita nella modalità Nitro Fueled, ovviamente. Anche perché era la modalità nuova rispetto a quella classica che ormai ho tipo strafinito 60 milioni di volte sull'originale. Devo dire che è interessante, nel senso, non aggiunge nulla di... Ok, quella è un'altra cosa della fisica di sto gioco di merda. Io cosa cazzo... Dove cazzo sono andato a sbattere veramente? Cioè, ok, la fisica comunque è fottuta sto gioco, lo ripeto. Dicevo, la modalità Nitro Fueled, dicevo, non aggiunge niente di nuovo. Semplicemente puoi cambiare il personaggio mentre giochi l'avventura, quando ti pare, come ti pare, cioè prima di una gara, ovviamente. L'unica cosa interessante era la possibilità di settare la difficoltà, cosa che invece nella modalità classica non si può fare. Impostandola su difficile, devo dire la verità, il computer ti mette veramente alla prova. Cioè, ovviamente, mi sono prima dovuto riadattare tutte le fisiche alle fisiche nuove del gioco,
quindi tutte le derapate, i salti e cose varie. All'inizio veramente mi sentivo alle strette, cioè ho addirittura reggiato non poco. Avevo registrato alcuni episodi con i trofei, poi mi sono reso conto che in realtà non ha senso, anche perché l'hanno fatto quasi tutti quanti. Ecco, adesso ho ottenuto 800 Boomba Coin, così dal nulla. Va bene. Che dire. Dicevo, avevo registrato i trofei, però visto che l'hanno fatto tutti quanti, allora ho detto sai che c'è, non lo faccio perché comunque è inutile, è una perdita di tempo per me. Quindi ho deciso magari in futuro registrerò solamente le reliquie, le gemme e i gettoni, che magari è più interessante e probabilmente a molti vi servirà, perché magari volete sapere alcune cose, alcune traiettorie, le posizioni delle lettere nei gettoni, cose varie. È più plausibile secondo me, una cosa da fare insomma. Un'altra cosa che stavo pensando, però questo è più personale, ok? Quindi vorrei un vostro parere. Ormai tutti mi conoscono come Ale d'Anonymous, penso sia abbastanza ovvio. Però come nome, cioè, non ti lascia quel minchia che sei proprio un gnubbo questo, cioè proprio che cazzo di nome è The Anonymous, cioè che poi è scritto con la I al posto della Y, che io sto con questo nickname lo feci anni fa perché mi sentivo hipster e giustamente dovevi fare un nickname un pochino fuori dalla norma, no? E fuori dalla norma, cioè tre lettere del mio nome più The Anonymous. Che originalità, probabilmente se cerchi The Anonymous su cerca persone del PSN non troverai nessuno con scritto The Anonymous. Io bevo perché sto morendo. Dicevo, stavo pensando che probabilmente vorrò cambiare nickname, anche perché mi piace più, va bene, cioè preferisco un qualcosa di più, non elegante, ma che sia più veloce nel senso di apprendimento, nel senso, ok, quello è Tizio, già sai come mi devi chiamare, invece sei Ale d'Anonymous. Vabbè, probabilmente se, come faccio io di solito, nel mio nickname lo diminuisco in tre lettere, ok, piuttosto di chiamarmi Ale d'Anonymous mi chiamo solo Ata, però Ata è così, è il nome di una vecchia probabilmente. Ata, ciao Ata, ciao bella, come sta? Niente, ci vive la vita, qua, giovane di oggi non voglio neanche uscire a giocare a pallone, io non posso bucare più palloni. Ah, mi dispiace Ata, mi dispiace proprio, voglia. Sto tunnel poi quanto è fottuto con la fisica di sto gioco, non lo manco dico. Ah, poi, questa è un'altra cosa che ho notato, no? L'Ultimate Secret Fire non esiste più nel gioco. O meglio, è stato sostituito da sta specie di fuoco blu, diciamo così, a mo' di lanciafiamme. Oddio, ma c'è qualcuno che mi sta superando. Ah, pezzo di merda. Ma tanto ti prendo. Che ti pensi? Pensava lui, riteneva. Che palle. Pure. Va bene. Allora, cosa vi stavo dicendo prima? Allora, due orologi e due portali. Cioè, ok, cosa dovrebbe fare uno? Non si può difendere, se sta senza scudo non ci si può difendere. Prova a superarmi, Voglio vedere come mi superi, testa di camion. Scusate, ma adesso mi voglio concentrare. Non me l'aspettavo! Ti giuro che non me l'aspettavo, pensavo che l'orologio fosse tangibile. Già sono partito sparato che dice ok, uno mi prende l'orologio, giustamente non posso fare un cazzo. Preso! Senza guardare, sono forte, lo so. Vabbè, non è difficile, basta calcolare la direzione in cui stavo andando. Questi cosi sono impossibili da deviare. Cioè, li prendi per forza. Ah, secondo c'era I'm a JoJo fan. Ah, beh. Ah, mi dispiace. Mi dispiacque. Ti ho fatto un iare da sé. Beh, spero che il video vi sia piaciuto, penso che con questa gara possiamo finire qua, ho detto quello che dovevo dire. Fatemi sapere se vi andrebbe bene un cambio di nickname, io al 90% forse lo voglio cambiare. Ho già cambiato il logo, cioè è stupido, ho cambiato il logo del canale e adesso voglio cambiare il nome del canale, cioè... Raga, io c'ho tanti pensieri per la mente adesso, veramente... Prima di tutto non mi aspettavo tutto questo, diciamo, tutta questa ricezione dai video
su CTR. Ho guadagnato 10 iscritti e quindi vi ringrazio tantissimo per le nuove persone che mi stanno seguendo. Vi rispetto tanto perché comunque sia seguire un piccolo canale come il mio che porta contenuti di comunque una discreta qualità, perché non, purtroppo non avendo un PC non posso montarli, bensì posso semplicemente, cioè montarli posso montare. Specifichiamo questo, però usando il programma della PlayStation 4, che non è proprio il massimo, non ti fa fare chissà che cosa. Però vi ringrazio comunque per seguirmi. Se volete supportarmi, ovviamente, ripeto, andate sulla mia pagina Twitter e seguitemi, così come sulla mia pagina Instagram. Usciranno altri video sulle prove a tempo? Probabilmente sì. Non saranno record mondiali perché purtroppo io ci ho provato con tutta la benevolenza di questo mondo, ma non ce la faccio a superare alcun record che è stato stabilito perché sono scarso, quindi l'ho detto così posso levare sto peso dal corpo. Oh, no, non sapete quanto cazzo è stato male in questi giorni nel fatto che non riuscissi a fare un cazzo di record mondiale. Ma adesso che finalmente mi sono liberato, posso fare video quando mi pare e piace. Detto questo, adesso io continuo a giocare, quindi non prestate attenzione al fatto che è iniziata la nuova gara. Spero che il video sia piaciuto, mi raccomando, lascia un like, condividi, commenta, iscriviti se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao, pussi d'animi!